Inaugurata sabato 14 aprile presso il Centro Congressi Piero Martinetti, la mostra collettiva d'arte contemporanea Visioni urbane ed extraurbane, nata da un progetto di Mariangela Redolfini ed Elena Piacentini, a cura di Anna Tabbia. La mostra si intitola Visioni urbane ed extraurbane ed è, diciamo così, nata dall'iniziativa di due artiste, Mariangela Redolfini e Elena Piacentini, che già tempo fa hanno iniziato a riflettere sul tema urbano, sulle visioni e le vedute urbane. Poi hanno cominciato anche a cercare altri artisti che si fossero occupati di questo tema, che se ne occupassero, ed è così che è nato l'incontro con l'artista qui di Castellamonte d'adozione, ossia Sandra Baruzzi, che in realtà fin dagli anni 90 ha sempre lavorato sul tema delle città, dimore che potevano essere dimore dell'anima, dimore in un contesto più naturale, geometrie urbane, tante di queste espressioni sono state anche titoli di alcune sue mostre. E quindi è nata questa collaborazione estesa anche ad altri artisti, un artista che arriva da Roma, Udesa Kaganov, e poi Guglielmo Martin, che in realtà ha aggiunto al tema urbano il tema naturale, tant'è che il titolo di questa mostra è Visioni urbane ed extraurbane. Diciamo che le sue ceramiche sono quelle in cui maggiormente si rilevano degli elementi proprio naturali. Quindi chi verrà qui vedrà innanzitutto delle tele, e vedrà appunto delle tele in cui l'elemento urbano è colto soprattutto tramite la geometria, l'ordine, l'esattezza, e tramite anche i colori. Ci sono poi delle acquarelli che sempre ritraggono questo tema. Noterà che c'è anche una grande corrispondenza tra i temi delle tele e le ceramiche di Sandra Baruzzi, mentre forse la voce più fuori dal coro è quella maschile, quella per l'appunto di Guglielmo Martin, che, come dicevamo, forse quella più fantasiosa, forse quella più fiabesca, proprio extraurbana per l'appunto. I boschi, ad esempio, compaiono molto spesso. E quindi un'altra prospettiva, forse più maschile, non so, comunque diversa. Visto che abito a Castellamonte e a Castellamonte c'è l'eccellenza delle ceramiche, abbiamo pensato, con un progetto partito da Mariangela Redolfini ed Elena Piacentini, precedentemente esposto a Saluzzo anche con Udesa Kaganov, di spostarlo a Castellamonte. L'amministrazione è stata molto felice di questa proposta e col Cantiere delle Arti ci hanno ospitato in questi spazi e anche organizzato il tutto. A Castellamonte era inevitabile però allargare e invitare anche un altro esponente dell'arte ceramica, proprio perché qui siamo nella città dell'eccellenza, eccellenza della ceramica, ed è per questo che Castellamonte è anche conosciuta a livello internazionale, e quindi abbiamo anche invitato Guglielmo Martin. Il filo conduttore sono architetture urbane e abbiamo voluto inserire anche l'extraurbano proprio per i paesaggi e anche i personaggi che rappresentano il mondo di Guglielmo. Devo dire che il connubio a noi pare ben riuscito, anche perché si allarga la proposta e la visione. Il filo conduttore, come ha penso abbia precedentemente esposto Anne, quello della visione, la visione di un mondo artistico e anche poetico. La mostra sarà visitabile ogni sabato e ogni domenica dalle 10 a mezzogiorno e dalle 16 alle 19, su appuntamento in qualsiasi momento, rivolgendosi all'ufficio cultura oppure al Cantiere delle Arti. Questo progetto è nato dalle esperienze che abbiamo incominciato alcuni anni fa io e Elena, e in particolare riguardano l'osservazione del mondo costruito, o meglio ancora dell'ambiente abitato. In particolare io parto da una visione che si concentra sul contenitore, cioè sull'edificio. E dato che le nostre città non sono sempre dei posti così belli e così ordinati, faccio proprio un lavoro di riordino e di ripulitura dell'ambiente urbano. E in questo senso l'incontro con Elena è stato fondamentale, perché lei, invece di
puntare la sua attenzione sul contenitore, punta tutta la sua attenzione sul fruitore dei contenitori, cioè sull'uomo, e quindi le sensazioni, i sentimenti e anche la stessa ambiente atmosferico che vive intorno all'ambiente costruito. Come ha accennato Mariangela, io lavoro ad acquerello e lavoro sul contenuto, sull'utente, l'utente che utilizza lo spazio abitato. E io analizzo tutte le sensazioni più intime delle persone che abitano questi spazi. E questa mostra è stata voluta per mostrare tutta la serie di sfaccettature che possono far pensare alle persone che parteciperanno una visione a 360 gradi. Io presento delle ceramiche e, come ha scritto giustamente Anna Tabbia nella presentazione della brochure, le mie ceramiche hanno un aspetto visionario. Lei dice anche che parlano la lingua della fiaba. Sono un mondo ricco di sogni, però lei dice anche che di urbano, che l'urbano in queste cose, in queste ceramiche non c'è. In effetti il tema è ex urbano, visioni urbane ed extraurbane. Nel caso mio direi che entra pieno nella parte dell'extraurbano. Questa è la seconda volta che espongo insieme a loro, e il mio lavoro è un lavoro sull'antropizzazione, è un lavoro che realizzo da diversi anni, che diciamo si tratta del rapporto esistente tra l'uomo e il territorio, che si estende sia dall'urbano fino a dei paesaggi sconfinati, dove comunque esiste la presenza umana, dove ci stanno dei piccoli elementi che potrebbero essere anche una bottiglia ritrovata per terra o un segno stradale, che identificano la presenza umana nel territorio. E attraverso questa analisi di questi paesaggi fare in modo di registrare oppure classificare i diversi livelli di antropizzazione per poter creare in un certo modo una conscientizzazione delle persone su quanto può essere positivo e negativo questa interazione dell'uomo sul territorio. Soprattutto nel momento attuale, dove escono fuori delle situazioni ambientali estreme, dove subiamo molto quello che noi stessi abbiamo creato, credo che sia importante lavorare e rinforzare questo concetto dell'antropizzazione, a volte anche molto ignorato e sconosciuto nelle persone, per prendere anche delle decisioni future di come cambiare il paesaggio.